Noi abbiamo grande fiducia nell'istituzione, in modo particolare nella provincia, che in questi anni ci è stata veramente molto vicina. Abbiamo già superato delle difficoltà in passato e sono fiduciosa che anche le difficoltà odierne saranno presto superate per permettere ai nostri studenti di poter seguire le loro lezioni in ambienti consoni e soprattutto sicuri, perché la sicurezza è assolutamente da salvaguardare. Abbiamo iniziato questo percorso come provincia di Pescara per andare a incontrare tutti gli istituti superiori che abbiamo in provincia, cominciare appunto qui da Penne, per capire le esigenze ulteriori che hanno appunto gli studenti, ma soprattutto dal punto di vista dei presidi, quello che hanno da segnalare rispetto all'efficientamento ulteriore che noi dobbiamo programmare come provincia. Qui a Penne, al Marconi, abbiamo riscontrato alcune precarietà che stiamo già risolvendo e siamo certi che tra un mese ridaremo le 5 aule che sono state al momento, diciamo, un po' meno utilizzate, e soprattutto un chiarimento ulteriore sullo scalone d'ingresso che già è stato oggetto di intervento, ma che insomma con la vicenda del sisma ha subito un ulteriore accertamento e verifica. Quindi noi siamo consapevoli delle esigenze di questo istituto, perché vogliamo insieme a tutti e soprattutto anche all'amministrazione, al collega Ennio Napolitano, insomma, concludere un percorso che abbiamo avviato già 2 anni fa, e quello appunto di consentire a questo istituto la certezza di una funzionalità futura con le iscrizioni ulteriori che noi vogliamo poter contare ancora nei prossimi anni.